E amici di LiguriaWeb.tv, bentornati a questa nuova puntata di Cambia Vita con Calma. E ci troviamo, per chi ha visto le scorse puntate, con la dottoressa Airone Valentina, che è una psicologa psicoterapeuta. E ho voluto averti qua, sì. Grazie di essere qua. Grazie a voi. E perché... appunto, come nutrizionista mi trovo spesso di fronte a un problema molto molto diffuso, che immagino sarà anche diffuso tra le persone che ci stanno ascoltando, sì. Che è la difficoltà nel gestire la fame, perché sì. Spesso si confonde quella che è la fame vera, che è quella sensazione che parte dallo stomaco proprio, con un altro tipo di fame, che è la fame emotiva. Fame emotiva, detta anche fame nervosa. Quindi sì. Spesso quello che succede è che le persone non capiscono la differenza. Ecco, okay. Quindi ecco, vorrei capire da sì. Te un aiuto, avere un aiuto nel commentare che cos'è, spiegarci che cos'è la fame okay. Emotiva. Io vedo che abbiamo già una slide che ci può aiutare, perché come hai detto tu, la fame emotiva nasce dalla testa e non dallo stomaco, quindi cadiamo vittime della nostra testa credendo di avere fame e mangiamo. Però quella che è la differenza da quella che è la fame vera è proprio il fatto che se io mi distraggo non lo mangio, oppure è mirata e soggettiva a determinati tipi di cibi. Eh sì, in effetti non hanno voglia di carote o insalata, no, diciamo, ma di che solito... hanno più voglia di quei cibi detti cibi spazzatura, del comfort food, e quindi sono quei cibi che già la parola stessa lo dicono, danno un conforto, però nello stesso tempo non hanno nessun valore, diciamo, nutritivo. Quindi quando parliamo di fame nervosa, non stiamo parlando di fame, perché il cibo non diventa, perde quella che ha la sua funzione principale di nutrire, ma il cibo diventa una compensazione di un disagio, di una sofferenza psicologica, emotiva. Ok, e come si può, se ci dovessi dare magari uno strumento, perché qua sì. Cambia Vita con Calma, abbiamo proprio, ogni volta diamo uno strumento, okay. No? Un piccolo passo da fare, o magari anche due piccoli passi da sì. Fare, per riuscire a riconoscerla, gestirla, cosa ci si può fare? Abbiamo una psicologa a nostra disposizione, quindi cioè, sì. Cerchiamo di sfruttare questo. Allora, la prima cosa è una premessa doverosa, è la consapevolezza. Perché se noi non riusciamo a consapevolezza capire, vuol dire rendersi conto. Rendersi, perché sì. Molto spesso mi chiedono cos'è la consapevolezza. Ok, non è una brutta parola. Non no. È una brutta parola. E quindi è rendersi conto se ho fame, e quindi se è una fame vera, o se è una fame emotiva. Quindi il primo passo è chiedermi se ho realmente fame e come faccio ad accorgermene. Se ho una mela o delle verdure bollite a casa e io non sono orientata su quello e dico non ho niente, e il mio orientamento è più verso il dolce o il salato, e quindi i cibi che dicevamo prima, i comfort food, allora lì è un campanello d'allarme che non sto cercando di saziare un vuoto di pancia, ma sto cercando di saziare un vuoto che è magari psicologico, quindi emotivo. Quindi spesso, anche perché una cosa, se magari sì. Ho mangiato un'ora prima, sarà difficile che sia fame vera. E ecco. Quindi chiedermi cosa mi porta a mangiare. Quindi molto spesso vedo in studio da me persone che mangiano per stanchezza, per noia, per rabbia, per una serie di emozioni che in qualche modo non vengono canalizzate, elaborate, ma passano solo attraverso il cibo. Quindi io inizio a stare bene con la sensazione corporea dello stomaco pieno, però è momentanea, perché subito dopo subentra senso di colpa, vergogna, una svalutazione del sé. Quindi quello che inizialmente è la soluzione mio problema, cioè mangio, dopodiché diventa il problema stesso. Forse vi è capitato a qualcuno, immagino, a me sì. Allora sì. E cosa si può fare? Quindi praticamente, ok, sono consapevole, mi rendo conto, quindi? Allora, una tecnica che funziona molto è mettere una consapevolezza detta mindfulness nel momento del pasto, ancora prima nel momento della spesa di quello che metto al carrello. Questo mi può in qualche modo aiutare nel momento in cui io sono a casa e se ho intorno a me mangiare sano e non ho quegli stuzzichini che mi servono invece per tirarmi su nel momento di fame nervosa, non trovo praticamente il cibo. Quindi questa è una prima cosa. Quindi creare in casa un ambiente favorevole. Okay. La prima cosa. La seconda è il mio comportamento al tavola.
e quindi iniziare a capire quando sono sazia, e questo attraverso una masticazione lenta, perché spesso il cibo viene ingurgitato, divorato, invece mangiando è importantissima già la masticazione, sentire i sapori, in qualche modo ascoltare nel momento in cui sono pieno, e quindi alzarsi dal tavolo non quando c'è il troppo pieno, ma in qualche modo riuscire a alzarmi anche un po' prima del livello di sazietà, perché molto spesso le persone che soffrono di fame nervosa hanno una dilatazione di stomaco che non hanno neanche più percezione di quando hanno fame e quando non ne hanno più. Quindi creare in casa un ambiente favorevole a partire dalla spesa e cercare di essere presenti nel momento del pasto. Ok. Molto bene, grazie, grazie perché almeno queste due cose, chi soffre di fame nervosa e fame emotiva, cercate di... E poi svaghi, creatività, tempo libero, relazioni, e quindi in qualche modo permettersi di prendersi del tempo per sé, anche questo. Quindi fare qualcos'altro. Sì, perché il problema, abbiamo visto, non è il cibo, ma è l'emozione, quindi trovare la soddisfazione in qualcosa. Quindi distraiamoci, troviamo un modo per distrarci. Allora, se qualcuno di voi ha bisogno delle consulenze della dottoressa Valentina Airone, può trovarla su Facebook, la pagina della dottoressa, poi manderemo comunque alla fine della trasmissione il biglietto, il link, sì. Con pagina Facebook, dottoressa Valentina Airone, psicologa, psicoterapeuta, sì. Il sito internet è www.valentinaairone.it, basta digitare su internet e la trovate. Mi trovano, sì. Quindi ti ringraziamo tanto di essere stata qua con noi, e se appunto ritenete che questo video possa essere d'aiuto a qualcuno, vi chiedo di condividerlo, e se avete domande potete inserirle direttamente nei commenti qua sotto, e in una prossima puntata la dottoressa vi aiuterà a risolvere i vostri dubbi. Quindi grazie. Grazie a voi. Alla prossima, amici di LiguriaWeb.tv. Alla prossima Cambia Vita con Calma. Ciao ciao!